Mamma mia, signor Aldo, ma voi siete insopportabili, voi siete un malato immaginario. Ma... voi mi chiamate 3 a notte per mi dire non posso dormire. E pigliatemelo Pino, che ha dormito. Venite qua in coppa, venite i 4 quando era prima, venite 9 a sera. Sempre domande, sempre domande. Ho malato, ho cacciato, dormiamo tutto quanto. Abbiate pazienza, eh. Non vi disturbo più, voi siete una persona così brava, io poi mi fido solo di voi. Andiamo, faccio 2 o 3 domande e poi vi tolgo il disturbo. Sì, aiutare a rischiare tutto. Andiamo, posso passare. Facci queste domande. Dottore, ha messo il ginocchio che vedete, da un po' di tempo non riesco più a piegarlo, lo piega e sente proprio un crack, che sarà? Che sarà? Tenete il rano in due cazzoni, che sarà, signorato? Tenete 60 anni, 60 anni ogni tanto poco i reumatici, poco di artrosi. E fanno i botti in due ginocchio, teniamo tutto qua. Ho capito. E poi che sta da parte, per esempio, il pollicione, il dito grande del piede. Non lo so, perché ha cipigliato a botto, qualcosa sta facendo una specie di cipollone a tutti. E voi, se voi l'avete detto, sarà qualche botto e si è guastata un po' la circolazione sanguigna. Che sei? Che sei qui? E poi non mi dica una cosa, dottore, venite sul braccio. Quando vi sa così. Ma era un rolore che non lo posso, la c'hai saldo di mano, così. È perché voi portate la macchina con braccia fuori, un po' che viene, è venuto fuori l'altro se niente un gomito, il capitello radiale. Ho capito, ho quasi. Siete finito. Troppo pesante, signora, siete pesante. Pazienza, ho quasi finita in manavaca. Dottore, con la pressione alta, i sintomi quali sono? La pressione alta. Quando la pressione è alta gira un po' con la testa. Poi io lo sapevo, ma gira qua. Dottore, con la pressione abbassi, i sintomi quali sono? Cava, gira le palle, signor Alta, come mi state facendo girare a me?